Lei ha raggiunto la corte dei lavoratori nomadi, quelli che si spostano tutto l'anno e talvolta vanno lontano, a seconda dei loro contratti, ben diversi loro dalle star di Twitter o di Instagram, chiamate senza badare a spese per le serate di lancio di un cellulare, di una linea di cosmetici, di un sorbetto ai gamberetti, parrucchieri coloriste, pasticceri stellati, calciatori, chirurghi dai denti bianchi, agenti di ogni tipo, cronisti alla moda. E ben diversi anche dal proletariato ingaggiato a flusso continuo nei cantieri, che proliferano sulla superficie del globo, la manodopera inesauribile e sottopagata che circola nei depositi della globalizzazione. Paola gioca in una categoria intermedia, i freelance, quelli che vengono ingaggiati con contratti a tempo determinato e remunerati da onorari, e malgrado lavori in Italia da quando si è diplomata, in cantieri diversi e sempre per committenti italiani, non è ancora registrata alla Maison de l'Artiste. Freelance è una nebulosa, ci sono le star più gettonate, con i contratti che si susseguono a catena, prenotate anche con anni di anticipo, e gli altri che non lavorano abbastanza, che non hanno alcuna prospettiva oltre le 3 settimane. Quelli della categoria Ripola tendono a prendere tutto per paura di essere dimenticati o cancellati se non sono disponibili. Comprano da soli biglietti aerei o ferroviari, mettono in conto alberghi low cost o monolocali ammobiliati che il turnover degli affittuari ha convertito in investimenti molto redditizi. Camere funzionali dotate di wifi e armadi montati in fretta, ma dove l'affitto viene aumentato per un canovaccio o una federa supplementare.